Urla, oscenità, pugni, sberle e calci. Si è visto di tutto in piazza delle Poste questa mattina ad Asiago, dove un giovane ha dato in escandescenza in mezzo alla strada davanti a numerosi passanti, assestando un pugno ad un agente della polizia locale, calci ad un altro e un ceffone ad una donna di passaggio. Sul posto per calmarlo i carabinieri della forestale, la guardia di finanza, oltre che il 118. Il ragazzo, 28enne del posto, conosciuto dalle forze dell'ordine, trascorsi nel mondo della tossicodipendenza, era completamente fuori di sé, impossibile da avvicinare. Ha iniziato a dare in escandescenze prima in via Faiaro, appena uscito da un locale. Alcuni passanti hanno chiamato la polizia, ma i primi due agenti giunti sul posto non hanno nemmeno fatto in tempo a scendere dall'auto di servizio, che il 28enne ha assestato un violento pugno in pieno viso ad un'agente donna, procurandole un profondo ematoma all'occhio, una ferita allo zigomo. Portata all'ospedale, ha avuto una prognosi di 15 giorni, prendendo a calci nel basso ventre il collega, prognosi di 5 giorni. Finché giungevano i rinforzi, il ragazzo se l'è presa anche con una passante, colpendola con una sberla. Tra frasi oscene e esibizioni di genitali, il ragazzo si è inoltrato verso corso 4 novembre, dove ha brandito un ombrello. Alla fine, per bloccarlo, si sono dovuti mettere di buona lena 5-6 tra finanzieri e forestali con l'aiuto di un carabiniere. Assicurato a una barella, è stato portato all'ospedale di Bassano, ricoverato nel reparto psichiatria. Per il 28enne, la denuncia fra reati ipotizzati, aggressione e resistenza pubblico ufficiale, le accuse sono in fase di definizione. La scena è stata ripresa con gli smartphone da numerosi passanti, i video sono passati per tutto il giorno di cellulare in cellulare, diventando virali.